Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi presento questa survey relativa all'utilizzo di internet e social media da parte dei pazienti con patologia colorettale. Lo studio si chiama ISMAIL, l'acronimo di Internet and Social Media Among Colorectal Patients, e tutti quelli che vedete in foto sono i colleghi che hanno partecipato attivamente a promuovere e diffondere questa survey. Partiamo dal background. Questi sono i dati epidemiologici aggiornati a gennaio 2019 relativi all'utilizzo di internet in Italia, una penetrazione del 92%, mentre gli utenti attivi sui social media sono il 59% della popolazione italiana. Analizzando invece il tempo speso su internet quotidianamente, vediamo 6 ore e 4 minuti in media cada uno, mentre 1 ora e 51 sui social media. Se lo rapportiamo al tempo speso a guardare la televisione, quello utilizzando internet è circa il doppio. Questo lo associamo al fatto che negli ultimi anni internet e social media sono entrati prepotentemente anche in ambito medico. Una ricerca ha dimostrato che l'80% degli americani ricerca informazioni in ambito sanitario proprio su internet, diventando una delle più popolari attività online, tanto che medici e pazienti hanno creato dei veri virtual network in cui interagiscono andando a scambiarsi informazioni sotto varie forme, testi, immagini o video. Quindi, tutti questi dati rivelano uno scenario sociale in costante crescita che non può più essere ignorato. Da qui il nostro scopo, cioè quello di andare a valutare l'impatto di internet e social media nei nostri pazienti affetti da patologia coloproctologica, andando a definire l'utilizzo di questi strumenti come forme di informazione al fine di sviluppare delle strategie di comunicazione idonee. Dal 1 marzo al 31 luglio 2018 un questionario anonimo con 31 domande è stato somministrato a tutti i pazienti che afferivano, a tutti i centri affiliati SICRE aderenti allo studio. Il questionario è stato suddiviso in 4 parti, uno relativo a dati demografici, informazioni cliniche, l'ambito di internet e social media e feedback di professionalità medica. Ogni gruppo ha creato un team fino a 3 investigator, un senior e 2 young under 40, a cui sarà garantito l'autoship nel lavoro che è in fase finale di sottomissione. Tutte le risposte sono state caricate su un form dedicato con Google Moduli e poi scaricate per l'analisi. A livello statistico è stato stabilito una P significativa inferiore a 0,01 considerando la numerosità campionaria. Quindi abbiamo 42 unità chirurgiche coinvolte, 120 colleghi e 5.800 pazienti che hanno risposto alla survey. Questi sono tutti i centri che hanno aderito con tutti i colleghi. Allora, diciamo che da un punto di vista demografico abbiamo un'uniformità di distribuzione di questi pazienti che hanno risposto relativo a età, sesso e anche in ambito geografico. Raggruppando su delle isole vediamo che si distribuiscono più o meno uniformemente su tutto il territorio italiano e pretende a prevalere in realtà in questi casi, abbiamo visto, la patologia proctologica rispetto al disturbo addominale. Poi abbiamo chiesto loro: okay, quanto usate internet o avete usato internet 4 settimane, escluso il 25% che ha detto che non usa internet, il restante 75% lo usa, e questo è un po', diciamo, sovrapponibile ai dati epidemiologici che abbiamo visto in precedenza, e il 51% lo utilizza quotidianamente, quindi che siti o social utilizzate, e il 43% ha detto Google, quindi è il primo motore di ricerca da cui parte la ricerca e può indirizzarsi in particolare a siti specialistici o universitari. Ma il motivo per cui utilizzate internet prevale la ragione social, poi subito dopo il lavoro, motivi lavorativi e infine ragioni personali che includono motivi sanitari sostanzialmente. Ok, è stato questo, come siete giunti a fare una visita specialistica? Il 62% è inviato dal medico curante, quindi per fortuna rimane ancora il primo filtro di questi nostri pazienti in ambito territoriale. 11% invece passaparola, quindi con parenti e amici, un altro 11% conoscenze personali, solo il 4% direttamente tramite internet. Però poi abbiamo detto: ok, cosa facciamo? Ma poi andate a cercare su internet e social media maggiori informazioni relative al vostro disturbo, ai vostri sintomi? Il 58% ha detto sì. E mediante quali siti? Anche qui torna sempre Google, tende a prevalere su tutti. Quindi sostanzialmente una piccola quota della nostra popolazione va a cercare direttamente in presenza di un disturbo su internet, la maggior parte poi va dal medico curante, il quale li indirizza e gli dà maggiori delucidazioni relativamente al disturbo, e poi sicuramente loro torneranno con queste maggiori informazioni a ricercare su internet e poi ad andare dallo specialista.
Avete anche un account social media? Ebbene, un terzo, quasi diciamo un 35%, ha risposto sì e tende a prevalere Facebook su tutti. Ma con quale frequenza lo utilizzate? Ebbene, la maggior parte lo utilizza quotidianamente. Allora, a questo punto era inevitabile la domanda se conoscessero o meno che cos'è l'hashtag. Il 43% ha detto sì, conosciamo cos'è l'hashtag. Ok, dato che lo conoscete, ma conoscete anche i nostri hashtag, cioè quelli che utilizziamo noi nelle nostre chat? E sorprendentemente un terzo di questi ha detto sì. Conoscono gli hashtag prevalentemente il colorectal surgery, meno colorectal research e CRS trial. Ora, quando è stato fatto questa survey, non c'era il SOMI for surgery, anche diciamo tutti i sottotipi di hashtag adesso correlati. E queste invece domande relative un po' alla professionalità medica, nel senso che se il suo dottore avesse un profilo social o avesse un sito web personale, lo visiterebbe? La maggior parte dei pazienti ha detto sì, ci andrei, ma per quale motivo? Ok, per avere un contatto diretto col medico e per prenotare una visita, sono le due risposte preponderanti. E se avessi un account YouTube? Sì, 50% lo visiterebbe. E questo è in accordo con la domanda successiva in cui abbiamo chiesto se effettivamente preferiscono leggere un testo piuttosto che andare ad ascoltare un video. E il 52% preferisce ascoltare un video, che è il mezzo di comunicazione più immediato e sicuramente del futuro. Altre domande sono state relative al fatto se l'affidabilità di un medico potesse essere dedotta dal suo profilo social o website. 82% ha detto no. Se l'impostazione grafica del sito effettivamente potesse influenzare l'opinione sul medico, 77% ha detto no. Se le informazioni ottenute sono sufficienti per evitare addirittura la visita con il medico, il 94% per fortuna ha detto no. E infine, se hanno mai cambiato idea su un medico dopo aver consultato internet, l'87% ha detto di no. All'analisi univariata cosa abbiamo ottenuto? Che chi utilizza internet quotidianamente conosce la sua patologia e i suoi sintomi già prima della visita, o comunque diciamo pensa di conoscerli abbastanza, diciamo così, e impiega meno di 6 mesi per arrivare a una visita rispetto a chi non lo utilizza quotidianamente. Stesso risultato che lo utilizza per lavoro, solo che non c'è che arriva prima alla visita rispetto a chi non lo utilizza per lavoro. Relativamente invece ai pazienti affetti da patologia anorettale, che peraltro sono la prevalenza della nostra popolazione di studio, tendono a conoscere meglio e prima, sostanzialmente, della visita i loro disturbi, la loro patologia, ma impiegano lo stesso tempo per arrivare a fare la visita specialistica. E infine è stato visto che l'età e il grado di istruzione di fatto correlano fortemente con l'utilizzo di internet e social media, un po' come dire che più siamo giovani e istruiti, maggiore l'utilizzo globale di internet e social media. Quindi in conclusione, conoscere come e quanto i nostri pazienti utilizzino internet e social media ai fini sanitari in senso generico ci può aiutare a creare degli specifici network che hanno lo scopo di rispondere a una domanda precisa. Sarebbe utile creare delle community andando ad utilizzare degli hashtag dedicati, quindi non solo per noi ma anche per i pazienti. Incrementare e soprattutto migliorare quelli già esistenti di profili istituzionali, che poi di fatto sono i più attendibili ma anche meno consultati, e mantenere sempre la professionalità medica, proteggendo anche gli interessi dei pazienti. Grazie.